Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 3 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Temporale in casa, più soleggiato al lavoro. Se in famiglia il meteo è perturbato con una serie di temporali a catena, effetto del rosso Marte, che quando guerreggia fa sempre sul serio. Tutto sommato preferite le ore trascorse in azienda o nel vostro studio a sbrigare una mole di incombenze lasciate indietro per andarvene a spasso. Qualche spesa da fuori di testa è il probabile motivo del contenzioso, non lo fate solo per voi ma per il piacere e il benessere di tutta la famiglia, chissà perché il partner non lo capisce. Quattro zampe affettuosissime al seguito, fatevi un giro al parco. Tanto per sgranchirvi le gambe e liberare la testa da tensioni e stanchezza. Giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore o una persona interessata a voi, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci in affari fidati e onesti. Il vostro cielo favorisce l'iniziativa e l'avvio di nuovi, piccoli, ma interessanti progetti. Rendetevi conto che molto dipende da voi, Giove in aspetto favorevole ma tutto dipende dalla vostra volontà. Possibili malintesi con amici e colleghi, prendete a cuor leggero ogni critica che oggi vi verrà avanzata e fate sempre del vostro meglio in ogni campo. In serata alcune piacevoli sorprese. Non mettetevi nella condizione di dover opporre un rifiuto a chi vi sta chiedendo troppo. Cercate di evitare le sue richieste evitando la persona in questione. Ottime opportunità di fare del bene. Non date spago ai falsi amici. Potrebbero procurarvi più danni che vantaggi. Proverai un senso di solitudine, ma sarà più immaginario che non reale. Giove e il Sole oggi vi chiedono di sforzarvi al massimo nella politica del fare, dell'agire, i vostri sforzi, soprattutto sul lavoro, saranno presto ricompensati. Ma c'è bisogno che li facciate anche senza stancarvi mai. Apritevi agli altri, mettetevi in discussione e affrontate un cambiamento radicale che si impone nella vostra vita. Non siate pigri e datevi da fare. Oggi vi sentirete particolarmente attratti da alcune persone, e in particolare da una. Vi sentirete come scaraventati in alto e poi discendere bruscamente al solo vederla. Fate le vostre considerazioni e cercate di non darlo a vedere. Se siete travolti da un'ondata di pessimismo in amore, abbiate certezza che ben presto ci saranno alcune novità, molte delle quali positive. Solo per le coppie nate da pochissime settimane potrebbero concretizzarsi dei problemi. Se ci sono novità nella vostra vita sentimentale, apritevi con quanti vi vogliono bene, saranno felici per voi, in quanto erano un po' preoccupati. Per voi non è un problema che non sia l'anima gemella, l'importante è che al momento giusto, ci sia la persona giusta a regalarvi un po' di affetto sincero. Potete fare quello che volete ed avrete inoltre, molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi. Avete l'occasione in questa giornata, di creare dei contatti, soprattutto di lavoro, che vi serviranno nel futuro e che saranno molto utili anche per i vostri colleghi o per qualcuno della vostra famiglia. Buona configurazione planetaria con forze celesti che vi sorreggono. Marte Gemelli è in posizione ostile, ma si limiterà a suggerire tattiche calcolate e prudenza nei nati nella prima decade calcolate bene, i traguardi importanti da raggiungere con una discreta speditezza. Il vostro è il segno principe dell'esperienza mistica e spirituale, governato da Nettuno, che di questa esperienza è il signore astrologico. Se vi sentite pervasi da un sentimento religioso, i pesci corrispondono a tutte le religioni rivelate alla Chiesa Cattolica, nel giorno della commemorazione dei defunti, il pianeta vi stimolerà a farvi sentire pervasi da sincera e profonda devozione. Chi di voi invece, è laico per cultura e mentalità. Non per questo sarà meno toccato dal sentimento caritatevole e compassionevole che Nettuno ispira. Tutto questo in special modo se siete nati dal 10 al 18 marzo. Periodo di recupero, giovedì e venerdì la luna sarà nel segno e questo è un indizio di forza. Quale migliore occasione per iniziare a fare buoni progetti in vista del futuro e rinverdire un sentimento?
tutti quelli che hanno vissuto con diffidenza un amore, magari una delusione, mostreranno meno reticenze. Ci sono grandi novità all'orizzonte e questo vi mette di buon umore. Cercate di non distogliere l'attenzione su determinati progetti che potrebbero ricollegarsi alla ventata di freschezza che sta per invadervi. Forse avete perso la speranza troppo presto di realizzare un vostro sogno, quindi ora dovrete rimettere in moto tutta la macchina per ricominciare ed intraprendere la strada giusta, quella che non vi deluderà stavolta e che vi porterà anzi gioia e soddisfazione. Tesissimi, con la Luna imbronciata in dodicesima casa e Marte battagliero in quadratura. Peccato, dopo aver trascorso giornate serene, chiaramente fuori casa, non appena vi rimettete piede tutto torna come prima. Tensioni familiari, battibecchi coi vicini, guasti da riparare, spesa da effettuare, insomma il solito tran tran che non finisce mai. Amore ed Eros. Sensibilità in stand-by, non siete in vena di coccole e nemmeno di dichiarazioni amorose. Famiglia battagliera, vi volete un gran bene, ma ve lo dimostrate litigando da mattina a sera. Cari pesci, prendetevi cura prima delle vostre finanze e dei vostri investimenti, poiché è importante concordare con i partner comuni. Gli accordi economici devono essere egualitari e molto dinamici sempre. Avrete una giornata di successo se saprete bilanciare le questioni personali con quelle di gruppo. Vi attaccate ai ricordi più belli e ai frame che non siete mai riusciti a togliervi dalla testa. Non reggono il confronto con il presente? Succede perché avete smesso di godervi l'oggi. Momento decisamente felice per i nati in febbraio che vedono le loro mete sentimentali avvicinarsi sempre più. Urano è dal Toro al loro fianco e promuove il successo delle iniziative amorose di coppia. Si avvicinano convivenze, matrimoni, lieti eventi molto attesi. Lavoro e denaro? Stanchi ancora prima di ricominciare il lavoro dopo il ponte, in azienda o in proprio, oggi sgobbate come molli. Attorchiarvi non solo il capo, soprattutto la vostra coscienza, ma un guadagno che supera le aspettative vi conferma che siete sulla buona strada. Le aspettative per questa giornata potrebbero essere troppe e dovreste ridimensionare la vostra ambizione. In fondo avete chiesto troppo a voi stessi e dovreste ammetterlo. Perché complicarvi la vita? Sapete risolvere in ufficio, con la vostra prodigiosa intuizione, una questione che aveva lasciato perplessi molti colleghi e vi guadagnate stima e apprezzamenti da tutto l'ambiente lavorativo. Benessere. Bruciore di stomaco, ma con i piatti tipici di ogni santi, tra ceci, salamelle dolci alle castagne, oltretutto ben innaffiati, vi va ancora di lusso. Godete comunque di buona salute e vale la pena tenersela stretta, è solo quando la si perde che se ne comprende l'immenso valore. C'è sempre una soluzione, soprattutto quando si tratta di questioni non legate alla salute. Non fate che questi problemi materiali, risolvibili, possano intaccare anche il vostro stato d'animo. Per lei, amore per tutti i gusti, dal flirt più lieve alla proposta di matrimonio, collocatevi dove preferite, l'essenziale è voler bene conservandosi i propri spazi. Per lui, in barba al bruciorino di stomaco, effetto dei bagordi di aloe vera, tra ceci, zucche e castagne, la salute tiene. Da controllare solo pressione e vene. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.